state vedendo una mucca che va al galoppo a pascolare, perché lei non perde tempo, questa mucca. Lei è una mucca che va al galoppo. Fagli vedere, Nandì. Brava. Nandina la mucca galoppina. Fagli vedere, Nandì, fai vedere come corri. Brava, dai. Dai, fatti una corsetta, papà. Dai, corri, Nandì. Dai che ti stanno a guardare tutti su YouTube. Quando sono sparito da Facebook sto a fare un sacco di cose interessanti. Ho preso il patentino per i funghi, la macchina, così me ne posso andare in giro a raccogliere le cose che crescono, non solo per me, addirittura le posso portare all'altri, ma soprattutto ho avuto e c'ho un modo di stare molto a contatto non con Homo sapiens, ma con questa simpatica Bostaurus, con una mucca, insomma, che c'ha i suoi difetti pure lei, eh? Voi non li vedete, ma c'ha un sacco di difetti pure lei. Però è sempre meglio la cacca di Nandina di alcune merde umane. Tipo quelli che le sfruttano, tipo quelli che le fanno stare rinchiuse per produrre il latte, tipo quelli che se ne fregano, lo sanno e poi il latte se lo comprano lo stesso, tipo i cacciatori che ancora oggi e domani e dopodomani stanno a fare i coatti fino a là, fino al recinto, perché poi da là fino a qua è divieto di caccia. Nandì, saluta. Dai, bella, saluta, fai la corsetta, dai, fai vedere la corsetta, brava Nandina, brava, su, fai vedere come corri. Se sta a tagliare Nandina, perché mo ci sono pure tutte le potature d'olivo da magnà. Comunque, ciao ragazzi e buona giornata. Speriamo.
No, non morde che me la stacchi la mano, eh.